Giuseppe arriva con Maria a quel caravanserraglio e Ahmed propone loro di ospitarli nella sua villa di campagna. Li lascia lì e promette di tornare presto portando qualcosa da mangiare. Fuori c'erano infinite stelle, una pace divina e solenne inondava la campagna. Sentì in cuore uno stupore immenso, carico di gioia. Si precipitò giù, dimenticando la sorgente. Dovette sentire gli insulti più atroci. Rispose con un campionario da cammelliere, evitò qualche bastonata e si prese una frustata, lavorò come una bestia con tanta rabbia in cuore e solo verso mezzanotte poté fermarsi, quando la padrona, la gente e le bestie furono ben addormentati. Scivolò fuori, furibondo perché non aveva potuto procurarsi il cibo promesso. Salì mogio la collina. C'era un chiarore nuovo nell'aria. Alzò la testa e allungò il passo. C'era luce lassù, nella grotta. Sentì un canto, dolcissimo, poi forte, di voci mai udite. Si mise a correre, si fermò ansante sull'entrata. La donna era distesa sulla paglia, gli occhi chiusi. Giuseppe era curvo su una mangiatoia. Luce tenue, dolce, misteriosa, dappertutto. Ahmed, vieni a vederlo. Bello, bello, il bambino già lavato e pulito, sulla paglia, con i pugnetti chiusi. Ma tutti i bambini sorridono così dolce. Gli passò un dito sul naso, come una carezza. E lei, la mamma, come sta? Aveva detto mamma con un fremito. Non era una parola sua. Bene, bene. È una donna forte, Maria. Giuseppe, non ho portato niente. Non ho potuto. Si frugò in tasca. Ho solo questo, un cardo spinoso. Fecero una risata che svegliò la donna. Sorrise. Vieni qui, Ahmed, figliolo. La parola fuori vocabolario, la voce, il gesto con profumo d'amore. Vieni. Si inginocchiò accanto a lei. Sentì fremente la carezza. Si distese sulla paglia, vicino. Abbraccio di mamma. E Ahmed, per la prima volta nella vita, seppe che si piange anche di felicità. Quando uscì non si accorse dei pastori che arrivavano con agnelli e cibo, non sentì gli angeli cantare. Gli cantavano dentro, in cuore, gli angeli. Nei giorni seguenti lavorò sodo per poter godere momenti di libertà e scappare ogni tanto lassù. Non disse parolacce. La padrona era stupita. I cammelli non si ammalavano più. Anche i clienti erano più calmi e sereni.
E una sera qualcuno bussò al portone. Forte. Ahmed si precipitò e rimase a bocca aperta.